Subito al lavoro per costruire la città del futuro, senza disperdere il grande entusiasmo della campagna elettorale che ora dovrà essere trasformato nell'energia giusta che dovrà muovere il lavoro di squadra della nuova giunta di Francavilla al Mare. Sei assessori, sindaca compresa, sono i protagonisti del nuovo governo cittadino, presentati oggi in conferenza stampa a Palazzo di Città dalla neosindaca Luisa Russo, che per sé ha tenuto le deleghe a urbanistica, demanio, politiche comunitarie, porto e grandi opere, contenzioso, personale, grandi eventi e commercio e SUAP, sportello unico per le attività produttive. Insieme alla sindaca in giunta altri 5 assessori, 3 donne e 2 uomini, nel rispetto delle competenze e delle preferenze di ciascuno, come dichiarato dalla prima cittadina. A Williams Marinelli, assessore uscente e primo degli eletti della lista Antonio Luciani 2021-26, a cui in consiglio comunale subentrerà Antonio Solimini, oltre all'incarico di vice sindaco vanno le deleghe a lavori pubblici, protezione civile, sport, viabilità e trasporto pubblico e contrade, delega quest'ultima particolarmente sentita in campagna elettorale per la priorità individuata nella costruzione di un rapporto fecondo tra il centro cittadino e le periferie. A lei la Di Giulio, prima dei non eletti della lista Antonio Luciani e assessore uscente negli ultimi 6 mesi della precedente giunta, sono state attribuite le deleghe a politiche sociali, istruzione, polizia locale, pubblica sicurezza e rapporti con le istituzioni. Valeria Spacca, consigliera uscente ed eletta con la lista Alleanza Democratica, alla quale ora subentrerà in consiglio Antonio Iurescia, assume le competenze di ambiente, transizione ecologica, agricoltura e rapporti con la ASL e con le associazioni. Assessora in quota PD sarà Cristina Rapino, con le deleghe a turismo, cultura, politiche giovanili, transizione digitale, pari opportunità e diritti civili. Le subentrerà Mario Gallo in consiglio comunale. Infine, Domenico Iorio, primo dei non eletti, con la lista Insieme Siamo Francavilla. Commercialista alla sua prima esperienza politica, assume le deleghe a bilancio e programmazione, società di servizi, patrimonio, statuto e regolamenti. Sarà una giunta, come promesso, composta di assessori tutti interni, non ci sono esterni. Avevo promesso, insomma, che avrei tenuto conto delle preferenze e delle competenze. Sentendo con le consultazioni con tutti i gruppi che mi hanno sostenuto, sono riuscita a rispettare e a mantenere questo impegno. Sarà una giunta, diciamo, rosa, perché sono 3 donne più il sindaco. Ho pescato tra le donne consiglieri e o comunque i primi non eletti, applicando il criterio dello scorrimento, ed è venuta una giunta così composta. Giunta e consiglio comunale dovrebbero ufficialmente riunirsi insieme e in prima battuta giovedì 4 novembre per gettare le basi del nuovo lavoro da svolgere insieme. Nell'occasione sarà nominato e votato il presidente del consiglio, le cui indicazioni convergono su Francesca Buttari, la candidata col maggior numero di preferenze, 485, nella lista PD, e assegnate anche altre deleghe specifiche ad alcuni consiglieri comunali, come anticipato proprio dalla sindaca Russo.